Quando parliamo di discernimento, abbiamo in mente sicuramente un'esperienza che è innanzitutto personale e è certamente un punto di partenza necessario, importante, avere in mente che il discernimento riguarda una persona che sente, che decide, che è responsabile delle sue azioni. Abbiamo però sempre di più la consapevolezza che il discernimento si inserisce sempre in un contesto relazionale, cioè una persona che decide è sempre una persona che è anche all'interno di un contesto che può essere non solo semplicemente relazionale, ma anche all'interno di una istituzione, all'interno di un contesto ecclesiale, all'interno anche di un contesto familiare, cioè le nostre decisioni hanno sempre inevitabilmente delle ricadute anche sugli altri, coinvolgono anche gli altri, quindi gli altri sono coinvolti nelle nostre decisioni. Quindi è importante che nel discernimento e anche coloro che accompagnano le persone nel discernimento non riducano il processo, di decisione, il processo di discernimento soltanto al percorso individuale. Occorre tenere presente gli elementi che ci sono intorno, che in molti casi sono elementi rappresentati da altre persone, altri soggetti. C'è però anche un altro livello che porta il discernimento al di là della singola persona, cioè il fatto che sempre di più in diversi contesti emerge l'esigenza di un discernimento, diciamo così, condiviso, un discernimento che potremmo chiamare un discernimento in comune. E già qui è importante una precisazione, non parlerei infatti di un discernimento comunitario, ma un discernimento in comune. Qual è la differenza? La differenza è che il discernimento, come abbiamo detto, presuppone sempre un luogo in cui Dio possa agire, un luogo in cui lo Spirito può agire, e questo luogo è l'interiorità della persona. Quindi noi possiamo avere un discernimento che metta in comune quello che lo Spirito opera nel cuore di singole persone. Cioè la comunità non è un soggetto, che sceglie, ma all'interno della comunità c'è qualcuno che, avendo ascoltato quello che lo Spirito ispira ai singoli, prende una decisione. Quindi è importante, in quello che diremo, tenere presente che parliamo di un discernimento in comune, cioè laddove, vengono condivise le esperienze spirituali, delle persone. In questo senso è importante che alla fine però ci sia una persona che per ruolo, per istituzione o per altri motivi ha la responsabilità di decidere, dopo aver ascoltato quello che lo Spirito ha suggerito alle persone che partecipano a questo discernimento in comune. A volte viene citato, vengono citati alcuni passi degli Atti degli Apostoli come esempio di questo tipo di esperienza. Per esempio il primo capitolo degli Atti degli Apostoli, ma anche i capitoli 6 e 15. In realtà, se guardiamo bene quei passi degli Atti degli Apostoli, ci rendiamo conto che lì troviamo per lo più dei criteri per poter fare delle scelte e troviamo anche quella certezza che ha abitato la comunità cristiana fin dall'inizio sul fatto che lo Spirito Santo opera nel cuore delle persone. Quindi in quei testi troviamo soprattutto questi elementi: criteri di scelta, l'importanza di avere dei criteri di scelta e la certezza che lo Spirito Santo opera nel cuore delle persone. Invece, un testo che può rappresentare un modello di quello che ho definito appunto un discernimento in comune è un antico documento. Siamo nel 1539 e Ignazio di Loyola, Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, insieme al primo gruppo di compagni, cerca di trovare una risposta ad una domanda fondamentale che li accompagnava appunto all'inizio, prima ancora della fondazione della compagnia. Cioè la domanda era: dobbiamo rimanere insieme, uniti da un vincolo, quindi formare
una comunità, una realtà nuova, oppure dopo l'esperienza che abbiamo fatto rimaniamo buoni amici, ma ognuno andrà ad evangelizzare in un campo diverso. E quindi iniziano appunto un processo di discernimento in comune. Siccome abbiamo questo documento che viene chiamato la deliberazione dei primi compagni, questo documento riporta i passi che i primi compagni hanno fatto e che li hanno portati appunto a prendere poi una decisione. La decisione sarà quella di rimanere insieme. Quali sono stati i criteri che i primi compagni hanno adottato, che possiamo appunto desumere da questo testo? Beh, prima di tutto c'era l'invito ad insistere nella preghiera personale, nella meditazione, nella celebrazione dell'Eucarestia. Cioè, il punto di partenza era che ciascuno, insistesse in maniera più profonda nella propria vita spirituale personale, punto di partenza. Secondo punto era l'invito a, trovare, gioia e pace nello spirito, cioè, più specificamente, ciascuno doveva, essere interessato, dice il testo, più a obbedire che a comandare, cioè nell'idea, no, di quello che volevano realizzare, l'idea era però che ciascuno doveva essere mosso non dal privilegio, quindi dal comandare, ma dall'esperienza che eventualmente sarebbe scaturita da questa decisione di obbedire. Terzo elemento è che durante questo processo non bisognava influenzare l'altro, cioè lo scopo era quello di trovare nella preghiera, o meglio che ciascuno trovasse nella propria preghiera, i motivi a favore o contro questa decisione. Altro elemento è che per una maggiore libertà in questa decisione che insieme dovevano prendere, era necessario pensare a questa domanda immaginandosi di non dover far parte del gruppo, quindi come se ciascuno guardasse dall'esterno questa eventuale realtà che si andava a costruire. Quella che poi Ignazio, aveva già chiamato negli esercizi l'esperienza dell'indifferenza, quindi mettersi fuori dal gruppo e guardare con una certa distanza la realtà sulla quale si stava facendo discernimento. Inoltre, da questo documento sappiamo che non ci sarebbe stata una discussione, quindi questo è un elemento molto interessante. Il discernimento in comune non consisteva nel fatto di dibattere, di discutere su questi aspetti. Al contrario, ciascuno avrebbe esposto ogni sera i motivi a favore o contro, cioè ciascuno avrebbe condiviso la sua esperienza vissuta nella preghiera. È importante qui notare che ciascuno avrebbe esposto, quindi non uno sì e uno no, ma ciascuno avrebbe condiviso quello che aveva vissuto nella sua preghiera. Una sera, dice questo documento, si condividevano i motivi a favore, una sera i motivi contro. Una semplice condivisione, non un dibattito, proprio per evitare che emergessero le ragioni del più forte, perché lo spirito, questo è il presupposto, può parlare, a ciascuno, a chiunque. Sappiamo da questa deliberazione, anche questo è interessante, che i primi compagni arrivarono a prendere una decisione non all'unanimità ma a maggioranza. Quindi questo vuol dire che il discernimento in comune, così come è stato pensato dai primi gesuiti, non era, come dire, un cercare di convincere tutti, ma era un'occasione per ascoltare quello che lo spirito suggeriva attraverso le persone, tanto più non attraverso uno solo, ma attraverso più persone. Questo è il discernimento in comune. Allora, venendo, diciamo, ai nostri tempi, come si potrebbe costruire concretamente un discernimento in comune? Beh, innanzitutto un primo aspetto che possiamo suggerire è che è necessario fin dall'inizio individuare chi ha la responsabilità della decisione. Cioè, noi mettiamo in comune la nostra esperienza spirituale, però dobbiamo già sapere chi
ripeto, per istituzione, per ruolo, per investitura, avrà poi la responsabilità di prendere una decisione, perché la decisione, o meglio la responsabilità della decisione, non può essere scaricata sugli altri, ma chi ha questo ruolo deve comunque assumersi questa responsabilità. E capiamo, diciamo, che questo è un elemento estremamente attuale, cioè il discernimento in comune non può essere il modo attraverso il quale sfuggiamo all'assunzione della responsabilità. Inoltre, il discernimento in comune non deve diventare, come dicevo, il luogo in cui viene ascoltata la voce del più forte. Proprio per questo motivo il discernimento in comune è un'esperienza spirituale nella quale ciascuno deve avere la possibilità di condividere quello che lo Spirito gli ha suggerito. Ci sono alcune condizioni da osservare perché sia possibile un discernimento in comune. Per esempio, innanzitutto occorre sapere in anticipo a quale tipo di riunione si partecipa. A cosa partecipiamo? Ad una collazio, quindi ad un momento in cui mettiamo insieme le esperienze, partecipiamo ad una riunione nella quale siamo a livello di una deliberazione, oppure una riunione dove che semplicemente ha un valore informativo. Quindi è importante che noi sappiamo a quale tipo di incontro, di riunione stiamo andando a partecipare. Altro aspetto importante è che bisogna sapere qual è il tema in oggetto sul quale ci andiamo a confrontare. È importante che questo sia chiaro, cioè è importante individuare qual è la domanda alla quale siamo chiamati a rispondere e quindi la domanda sulla quale ci confronteremo nella nostra preghiera personale. E per questo motivo deve essere chiara la domanda, ma deve essere anche completo e sufficiente il materiale che viene fornito affinché ci possa essere poi questa condivisione. Altro elemento, è importante che ciascuno abbia il tempo necessario per completare le informazioni, quindi per conoscerle, completarle se si accorge che ci sono delle informazioni che sembrano incomplete, ma soprattutto ciascuno deve avere il tempo della preghiera. Quindi il discernimento in comune, come il discernimento personale, presuppone una condizione fondamentale, che ci sia la preghiera. Questo vuol dire anche che chi modera l'incontro deve garantire ci sia, diciamo, un clima spirituale. Quindi la preghiera e il clima spirituale devono caratterizzare questa esperienza di discernimento in comune, altrimenti non si tratta di un discernimento in comune, ma si tratta di una riunione strategica. Quindi discernimento in comune non è, diciamo, una riunione di tipo aziendale dove noi cerchiamo la strategia migliore, non è il luogo dove deve prevalere semplicemente il buon senso, non è una questione di marketing, perché ciò che può emergere da un discernimento in comune, se appunto è lo spirito che ci sta spingendo, può anche essere controintuitivo, può essere qualcosa che ci sorprende e può essere qualcosa che forse dal punto di vista, diciamo così, strategico, aziendale, di marketing, risulta persino impensabile o inopportuno. L'esperienza spirituale è un'altra cosa. Quindi bisogna distinguere tra una semplice riunione in cui noi andiamo ad individuare qual è la strategia migliore dal discernimento in comune, che è innanzitutto un'esperienza spirituale. Come dicevo e come abbiamo visto guardando alla deliberazione dei primi compagni, il discernimento in comune non vuol dire mettere tutti d'accordo, ma vuol dire provare a capire attraverso l'esperienza personale di coloro che partecipano al discernimento quali sono le emozioni, cioè le spinte che lo Spirito Santo sta generando in ciascuna persona che partecipa a questa esperienza. Ecco, oggi, come dicevo, sentiamo molto parlare di discernimento in comune. È un processo però molto delicato, fondamentale, perché tenere presente anche l'esperienza di altri è arricchente, aiuta un'esperienza dello spirito più profonda,
ma come dicevo ha bisogno di curare alcuni elementi che caratterizzano specificamente questa realtà.